Oggi, 16 settembre, gli studenti del liceo Masci non possono iniziare le lezioni nell'edificio presso la ex caserma Berardi. Mancano infatti delle certificazioni importanti come la certificazione antincendi e il collaudo statico che sono fondamentali per la presentazione della SCAGI, la segnalazione certificata di agibilità. È amareggiata la dirigente scolastica del liceo scientifico Masci di Chieti, Sara Solipaga, per la mancata consegna della documentazione necessaria per l'apertura del liceo Masci da parte del provveditorato alle opere pubbliche, alla luce di quanto emerso dall'incontro convocato dalla prefettura di Chieti 2 giorni fa, nel corso del quale è stato definito il rinvio dell'apertura della scuola lunedì 23 settembre. Dopo un iter di 10 anni, finalmente la nuova sede del Masci a Chieti, al posto dell'ex caserma Berardi, per gli 800 alunni che finora erano stati dislocati in 3 diverse sedi. Il liceo ha fatto tutto quanto era possibile nelle proprie competenze per essere pronto a questo momento, rientrando anche durante i giorni del Ferragosto in modo da impacchettare tutti i propri arredi. Il provveditorato alle opere pubbliche ci rassicura che domani avverrà la prova di collaudo dell'impianto antincendio e mercoledì avverrà invece il collaudo statico, che sono fondamentali per la presentazione della SCAGI. In modo da poterci consentire di iniziare finalmente l'anno scolastico lunedì 23 settembre. E a seguire tutta la vicenda del liceo Masci, la consigliera provinciale Silvia Di Pasquale, delegata per l'edilizia scolastica. Chiaramente ormai siamo freddati, siamo scottati e siamo soprattutto molto delusi dalla mancanza di rispetto delle date. E per cui sì, ci aspettiamo che il 23, il termine che in realtà ha gentilmente dato la dirigente scolastica Solipaca, proprio per permettere tutte le azioni che sono conseguenti alla presentazione della SCAGI. Mi auguro che gli studenti possano prendere finalmente possesso della caserma, ex caserma Berardi e iniziare il loro anno scolastico, come è giusto che sia.